Ciao a tutti ragazzi, sono sempre Tumi e benvenuti a questa 12esima parte di Pokémon Bianco 2. Ok, allora, nella scorsa parte abbiamo vinto alla grande al Pokémon World Tournament e eravamo saliti sulla fregata Plasma, quindi ci torniamo perché non era finito il nostro compito. Ora, cosa devo fare? Non lo so, sinceramente. Forse parlare con te? Io non perderò. Ah, perfetto, non ha ricevuto il suo primo Pokémon, ottimo. Grrr, sei solo una piccola peste. Ma questo qui è un mostro, accidenti a lui. Beh, certo, sono fortissimo. Eppure sono un ragazzino con i capelli alla Quillfish. Ma dove? Ma cosa dici? Che capelli alla Quillfish? Vabbè. Insomma, non vedi quanti siamo? Che aspetti ad arrenderti? Sì, siete tanti, però non fate niente. Mi ricordo di voi, sì, va bene. Ti ricordi di noi, ottimo. Ma fai qualcosa o... Sì, va bene. No, ma vorrei sapere se qualcuno mi vuole sfidare o siete tutti dei conigli che avete paura. Allora, tu mi sai di uno che mi vuole sfidare? No, tu mi hai già sfidato. E allora sei tu che mi vuoi sfidare? Ma... Allora, se Zumpa devo parlare. Qui è tutto sotto controllo. Vai a dare una mano a Comor. Ah, ok, a Comor devo. Sì, peggio per te. Ora siamo in due contro uno. Tommy, facciamogli vedere di cosa siamo capaci insieme. All'attacco. Ah, lotta in doppio con Comor. No. Per carità, che schifo. Non voglio avere quello. Ah, no, beh, dai, ha uno Stoutland. Non c'è male, diciamo. Ok. Mandiamo Strike e. Cavolo, il suo stato non è più forte però. Vabbè. Ok, direi di usare subito un pirolancio contro Grimer. Usa fulminenti, wow, bella mossa. Ma, vabbè, ci fanno poco. Noi gli facciamo abbastanza male con un pirolancio, ma lui ci fa più male. Ancora colpiamo ancora Grimer. Lui usa fulminenti, Golbat e KO. Noi riceviamo XP, accidenti, peccato, resistiamo, incredibile. Alla grande ragazzi, pirolancio ancora su Grimer, mentre lui usa forza, perfetto, voleva usare pirolancio, ma va bene anche così. Perfetto, colpite lui, colpite Stoutland che gli piace farsi colpire. Allora, cerchiamo di fare fuori l'Hypard, ma dubito che ce la facciamo. Ma attenzione, Stoutland è indemoniato, fa fuori con forza distrugge completamente il Crocoro che noi finiamo il gatto con il nostro strike. Il gatto Lipard. Ok, ora che abbiamo battuto tutti i seguaci plasma, grazie, certo che hai sviluppato una forza incredibile, ora vai ad aiutare Zumpa. Ah, prima mi dice che non c'è problema, poi devo aiutarlo. Ma sì, tanto. Idiota Zumpa, veramente. Uffa, ma hanno tutti gli stessi Pokémon, che noia. Tutti veleno, buio. Che schifezza è mai questa? Vabbè, usiamo Pirolancio. Sì, Pirolancio su Grimer. No, su Koffing. Vediamo cosa. Sì, forse era meglio usarlo su Grimer, ma non importa. Vortex Palla, speriamo non su noi, perfetto. Fango Bomb, accidenti, stavolta colpisce noi. E beh, non potevamo avere sempre un culo sfondato che colpiva sempre l'avversario. Ok, vai Tremors. Tremors è un po' più scarsino, ma appunto si potrà allenare grazie a questi due fenomeni. Ok, non mi importa se faccio fuori Pignite, cavoli suoi. Perfetto, mi ha fatto fuori l'unico che potevo colpire. Accidenti, autodistruzione, non va bene questo. Ma noi resistiamo, incredibile. Perfetto, siamo battiterra e mandiamo KO Pignite. Fantastico. Ok, lui manda Simipur. Perfetto, e mandano Watchog e Raticate. Accidenti, questi sono forti. Direi di usare Battiterra per colpirli tutti. E il Simipur usa Idrovampata e brucia Raticate. Perfetto, Sgranocchio sull'altro, Super Zanna sull'altro. Perfetto, colpite sempre l'altro. Ok, Simipur viene colpito, ma noi mandiamo KO sia Raticate e non Watchog, vabbè. Usiamo frana su Watchog. Idrovampata, attenzione, potrebbe. No, non va KO.
Balordo. Usiamo frana però noi e lo mandiamo KO, fantastico. E saliamo al 27, ottimo Tremors, ottimo davvero. Abbiamo sconfitto il seguace Team Plasma. Oh no, la nostra nave, non siamo riusciti a pla pla pla. Plasma? Ma dicono cose senza senso. Ehi, non è possibile, accidenti, che facciamo? Abbiamo fatto piazza pulita, ora vediamo di scoprire qualcosa su quel Purluan. Ah già, che è ancora sto Purluan che l'hanno rubato. Ok, anch'io ho delle indagini da svolgere. Sì, beh, non è che sia molto grande questa nave. Ah, ma loro si diradano perché arriva il saggio Viola. Ma guarda un po', tu sei quel vecchio che stava per finire congelato nel deposito frigo. E ti chiami Violante, vero? Wow, che fantasia. Forza parla, cosa intendete fare, vabbè? Ah, sei tu quel ragazzino pestifero. Che intendiamo fare? Nulla di nuovo? Stiamo cercando un'altra volta di assoggettare un Pokémon drago leggendario per dominare Yunima. E non lasceremo mai che dei ficcanaso come voi ce lo impediscano. Trio Oscuro, portateli via. Oddio! Ti ho avvertito! Non siamo i tuoi! Lo so! Ah no! Lo so, ma per ora dovete portarli subito via. Via, spariamo. Ah, sì, spariamo via. Il trio oscuro, chi sarebbero? Il carabbia, dove è sparito adesso il team plasma? E giustamente, no, erano su una barca, quindi lui doveva verso la terraferma. Bravo, Zumpa ha sempre le idee più geniali. Il trio oscuro è un gruppo che ha delle abilità soprannaturali come quelle di mobilizzare le persone e farle sparire. Ma piuttosto, cosa intendevano con quelle parole? Seguiremo di nuovo il leggendario Pokémon Drago alla conquista di Yunima. Beh, non ha detto proprio così, comunque vabbè. I due leggendari Pokémon Drago, il Reshiram e Zekrom, non dovrebbero più trovarsi in questa regione. Invece io credo proprio di sì. Tumi, io vado sul percorso 6. C'è una cosa che voglio controllare. Mi raccomando, abbi cura di te. Tranquillo. Oh, cavolo! Oddio, ragazzi, ho fatto cascare tutto, scusatemi. Erano le mie cuffie, ma tanto non le sto usando in questo momento, quindi possiamo tranquillamente. Ok, le ho tirate su, perfetto. Allora, prima di andarci. Allora, ah, ok, questo se non ci fa, ci fa più passare adesso. Allora, questa grotta qui è un antico sentiero, ma non lo visiteremo adesso, bensì in una parte prossima, perché adesso, sinceramente, non ho tempo per farlo. Ma credo nella prossima o in quella dopo ancora sì, perché c'è un extra, diciamo, e perché questo antico sentiero è più un extra che hanno aggiunto che collega un po' tutta Unima, ma lo vedremo poi, lo vedremo poi. Ok, adesso andiamo a curarci, prendiamoci una meritata pausa dopo questa ardua battaglia. Ok, no, ardua no, scherzavo, era una cavolata. Ok. Grazie per l'attesa, adesso la tua squadra è in perfetta forma, torna pure quando vuoi. Ok, dovrei comprare al Pokémarket. E scommetto che ho sbagliato. No, è giusto, il Pokémarket è quello giusto. Dov'è? Su Repellente Max, perfetto, ce l'hanno già. Ne compriamo 20. Ok, 14.000, sì. Perfetto, ok. Così non ci annoieranno Pokémon selvatici. Ok, ovviamente adesso come in. Ah, qui c'è qualcosa. Ah, ecco, tu non ci fai passare invece. Ah, già, questo è quello che ha cominciato a scavare per il Monte Vita. Vabbè, ti perdono per questa volta. Qui c'è qualcosa? No, non c'è niente. Wow, incredibile. Vabbè, direi di. No, ho sbagliato, non Pokémon. Borsa di usare subito il repellente appena preso perché veleno shock dove diavolo è? Su repellente ah, repellente max, eccolo qua. Perfetto, usiamo il repellente max e così non incontreremo Pokémon. Ovviamente se primo teniamo qualcuno tipo di livello non un po' altino magari. Ok, perfetto. Ah, questa qui è un'allenatrice che è molto buona per allenarsi. Perché? Perché voi basta che la sfidate, andate nel centro Pokémon,
riuscite, vi sfiderà di nuovo. In pratica vi sfida sempre, non finiscono mai le sue sfide. Adesso io non la sfido. Comunque mi pare che abbia un mincino. No, un ciccino. Forse, boh, non lo so, vabbè. Comunque sfidatela, che fidatevi che potete farlo tutte le volte che volete e vi dà appunto molti punti esperienza. Attenzione, Macho Comore. Ah, tu mi avresti un secondo? Ma ho anche un minuto, però vabbè, ho 10 minuti per fare la parte, dimmi cosa devo fare. Non se ne sente ancora parlare, ma dalle parti di Forte Brezza è successo qualcosa di strano. Beh, se io non avessi giocato a Pokémon Bianco 1, saprei dov'è Forte Brezza, giusto? Saprei più che altro, non so neanche cos'è Forte Brezza se non ho giocato. Ovviamente io lo so perché ho giocato a Bianco 1, ma uno che non lo sa. Comunque, dicono che all'improvviso la temperatura si è arrivata. Porca puttana, neanche qui a Torino ci sono meno 50 gradi. Comunque, e non solo, le temperature simili sono state registrate anche ad Austropoli e Libe. Come Austropoli? Ma cosa dice questo? E se questo fenomeno fosse collegato a quello che è successo con il Team Plasma? La faccenda mi puzza, bisognerebbe investigare. La faccenda ti puzza vuol dire che c'è un Garbodor di mezzo. E poi il freddo, io lo odio. Ecco a te, ti regalo la macchina nascosta Surf, così potrai esplorare luoghi che prima ti erano inaccessibili. Sensei, sì, lo so come faccio a insegnare Surf. Ok, otteniamo la Menu 3, fantastico. Scusa se ti ho fatto perdere tempo, ma tutti questi avvenimenti non mi fanno stare tranquillo. Continua pure il tuo viaggio, ma fai attenzione, mi raccomando. Tranquillo, Comor, io sono una persona molto diligente. Vabbè. Ok, insegniamo subito la Mewtwo appena che ci è stata appena regalata. Porca miseria, meglio se uso il mouse per andare sotto sul touch. Ok. Usiamo Surf. Usa. Contiene una macchina nascosta. Sì. E lo insegniamo a, ovviamente, il mitico Kua, anche perché è l'unico che può impararlo. Quale mossa vuoi che dimentichi? Direi di fargli dimenticare Idropulsar, anche perché sì, Idropulsar. Perfetto. Ok, e impara Surf. Perfetto. Ora possiamo dirigerci a nord, verso la cava pietra elettrica, o almeno credo. Tu non sei un fungus, vero? Ok, abbiamo ottenuto una pietra lunare. Perfetto, perché qui. Wow, schiva. Ah no, ma questa forse io l'avevo già sfidata. Vabbè, non importa. A te non mi. Te non mi convinci. Ah, ma ti ho già sfidato anche a te. Ok, che schivate incredibili. Oddio, guagua. Chi è che ha fatto quel verso? Oh mio mamma mia! No, 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 no. Guo niente, no, guo. Guo cosa? No, non ti sfi. Ah. Che cavolo è successo? Perché Cobalion è venuto da me? E poi se n'è andato. Beh, meglio che se ne sia andato, perché a sto livello non avevo proprio voglia di sfidarlo. Che strano verso, che Pokémon sarà mai? E Cobalion, il Pokémon leggendario, te ne ho già parlato, non ricordi? Oh, Cobalion, che aspetto solenne. Si racconta che Cobalion, Viridian e Terrakion apparvero per la prima volta per proteggere i Pokémon da una guerra scatenata dagli uomini. Non ci poteva essere pace per i Pokémon se gli esseri umani continuavano a combattere. I tre Pokémon avevano capito che le azioni degli uomini avrebbero causato la perdita di un numero enorme di vite. Eppure, quello no, che non capisco è come sia riapparso ora. Forse dopo quello che è successo con il Team Plasma 2 anni fa, sta tenendo d'occhio la regione di Hoenn, ma perché ha intuito qualcosa ed è preoccupato per la sicurezza dei Pokémon. Non avrà avuto il presagio di sventura. È davvero inammissibile. I piani malvagi di Gigax sono ancora in pieno svolgimento. Chissà chi starà cercando di persuadersi, di persuadere a unirsi a lui in questo momento. Sarà un caso che Cobalion sia apparso proprio davanti a te? O forse ha scelto proprio te per aiutarlo a sventare il pericolo che incombe sulla regione di Unima? Io non sono come N, non ho la capacità di leggere il cuore dei Pokémon. Ma se riuscirai a conquistare l'amicizia di Cobalion ti sarà di grande aiuto. Ok, grazie mille, vecchio. Ok, direi di proseguire per la cava pietra elettrica. Basta fare voci da vecchio perché mi sta andando di nuovo via la voce. No, scherzo. Cava pietra elettrica. Attenzione alle scariche elettriche. You don't say. Vabbè. Ah, ok, finisce. Eh sì, ah, bello!
Adesso una novità, una cavolata, comunque, che hanno aggiunto in bianco 2 e nero 2 e che praticamente si può, cioè quando finisce un repellente ti chiede se vuoi usarne un altro. Ehi! Ah, Cervelle! Lo sapevi? Se spingi le rocce flutuanti si muovono! Sì, lo sapevo. Come al solito, questo luogo è saturo di elettricità, come piace tanto ai Pokémon, per questo alcune rocce eccessivamente cariche riescono fluttuando nell'aria. Ad ogni modo, non tutte le rocce possono essere spostate. Ah, quasi dimenticavo, c'è una cosa. Ciao, alla prossima. Ah, cioè, oh, no, non ho letto, c'è una cosa. Alla prossima. Vabbè. Lo sa solo Bell cosa voleva dirci. Comunque, troviamo. Una cura totale. Wow, questo momento inutile. Ok. Perché ho trovato un Pokémon usato in. Ah, deve essere di livello troppo alto. Ah, accidenti. Meglio che metto primo. Tentativo di fuga non riuscito. Che come sarebbe sta storia? Oh. Che è che non posso fuggire? Non c'ha senso sta cosa. Oh. Ah, ecco. No, è meglio che primo metto. Dov'è? Ecco qui. Mettiamo il mitico Sneak. Perché così. Ah, perfetto, Pokémon. Io speravo in un Biju coso lì. Nel Biju non lo so. E invece mi viene fuori un Drillbur che fuggiamo subito. Da cui fuggiamo subito. Ok, proseguiamo. Ah, questa no, aspetta, così devo spostarla. Perfetto. Sì, penso la cava pietra elettrica sia rimasta immutata. Oh, cavolo. Scienziato in. Scusate, ragazzi. Volevo fare una cavolata. Ok, perfetto. Repellente Max, quello che abbiamo appena usato. Ok, tu non sfidarmi. Questo scienziato è imprevedibile. Ok, direi di mettere primo magari qualcuno tipo Tremors per andare contro questo rocchettone. Io. Ti presento i membri della mia squadra Metal. Ah no, ma è una ragazza. Ti presento i membri della mia squadra Metal. Ok, basta. Perfetto. Proprio l'unico che non andava bene. Fantastico. Ah no, invece va bene. Usiamo Frana. Cavolo, accidenti, che male. Ma non è possibile. Vabbè. Direi di mettere. Giusto per. Sì, vabbè, mettiamo Speedy, va. Così lui userà sicuramente acrobazia. Ah, doppio team, perfetto. Potevo attaccare anche con Frana, tanto. Direi di usare un Tuono Shock. Direi di usare un Tuono Shock. Perfetto. Parapapà. Tremors, non sale di livello. Fantastico. Grande Tremors. Ti stimo alla grande. Però. Adesso cambiamolo. Perché. Se no, se le prende contro i Pokémon selvatici. Ok. Ma no, perché mi appari proprio davanti alla Pokéball? Vabbè. Drillbur al 28, ormai lo conoscete. In queste fosse, vabbè, se non lo sapete, comunque si possono trovare o i Drillbur dal livello, mi pare, dal 25 al 28, oppure questo non si muove, oppure vai là. Sì, ok. Ecco, oppure i Biju di ogni tipo, praticamente Biju veleno, Biju elettrico. Praticamente servono a potenziare, mi pare, delle mosse in base se sono appunto mosse veleno, mosse elettriche. Ok, qui non si può passare. La cava pietra, non so che voce fare, chi è? E diventa più chiaro anche il mio posto ideale. Devo andare, devo farlo se voglio salvare i Pokémon. Se voglio proteggere i miei amici, devo porre fine a questa storia. Eh sì, ma non so chi sei. No, non sapevo che voce farti. Poverino. O poverina, non so chi. Perfetto, un idiota che ci vuole sfidare. Ti mostrerò la forza distruttiva che possono generare i miei tre Pokémon. Addirittura tre ne hai. Vediamo la forza distruttiva di. Attenzione, ah, dotta in 3. Ok. Vediamo la forza distruttiva di Klink, Amphizant e Sandlash. L'unico che mi preoccupa è Amphizant. Comunque, vabbè. Fine
Fendi fo... Cavolo, ma non è possibile, non ci arriva. Vabbè, usiamo parassisteme su Kling. No, anzi no, su Anfezant. Parassisteme su Anfezant. Tu cosa, te cosa ti faccio usare? Vabbè, surf su tutti, vai, alla, proprio così, a bomba. E te usi pirolancio su, non puoi usarlo su Kling, perfetto, proprio. Snicche e Q e Snicche e Strike dovrebbero essere invertiti, comunque vabbè. E usi Fossa su Sandslash, così non ti fai colpire dal surf. Ok, parassiseme. Fossa. Ah, Fossa l'ha usato lui. Fossa anche il nostro. Ah, perfetto, il nostro ha tentennato. E quindi bella cavolata. Perfetto. Usiamo Fendifoglia, vabbè, proprio a cavolo così random, Fendifoglia su Anfezant. Perfetto. Ci fanno fuori Kua. Questo non è un bene. Ma ok, il Fendifoglia non toglie niente. La velocità di Kling aumenta di molto. Aiuto. Ok, non stiamo facendo schifo, non Una, in una stalotta non sta andando per niente bene, non va bene così. Allora, vediamo di risistemare un po' le cose. Allora, pensaci tu, Lucario, palmoforza su Kling e pirolancio su Sandslash, se non c'è niente di meglio da... Attenzione, ci usa Ingracolpo. Oh cavolo. Ah, due per fortuna solo. Strike non resiste, che peccato. Ma con palmoforza non va KO. Questo Kling è un maledetto. Guardate! Guardate che roba! Non ci posso credere. Ok, prendiamo un po' di energia da Anfezant almeno. E sarebbe il minimo. Ok, e noi ci curiamo un po'. A questo punto ci è rimasto solo Tremors. Guardate che vergogna. Che ingiustizia e che vergogna. Vabbè, a questo punto direi di usare su Kling Fendifoglia in modo da mandarlo KO e attacco rapido su Anfezant. No, cosa sto facendo? Ah, già ci sei anche tu. E tu usa Frana sugli altri due se ce la fai. Ci usa ancora Ingracolpo. E non ci riesce a mandare KO. Scappiamo all'Etere Lama. Ok, Kling e KO, fantastico. Wow. Ma usa Fossa sul nostro... Ecco, e Tremors va KO, giustamente. Grande Tremors, sempre potente come al solito. Che noia, ste lotte in tripla. Ah, ok, dobbiamo mandare... Abbiamo ancora Speedy, pensavo... anche lui mezzo morto, vabbè. Ma non ci arrivo a fare Fendifoglia fino laggiù. Vabbè, usiamolo su Anfezant, tanto per... Tanto ormai... Uno vale l'altro e cerchiamo di usare forza su Sandlash. Provocazione, attenzione. Ah, Anfezant, la provocazione. Ma con un Fendifoglia lo mandiamo co. Perfetto. Speedy, fantastico. Speedy sale a livello 29. Vuole imparare Stordiraggio. Gli insegniamo Stordiraggio. No, che non glielo insegniamo. Sì, magari sì, va. Al posto di... Allora, cos'è più forte? Tuono Shock, Energisfera. Chi lo usa attacca... Ah. Dipende, qui non lo so. Vabbè, non inse... Sì, dai, insegniamoglielo, conviene, però. Però, boh, non lo so. Toglierei... Ma sì, togliamogli Tuono Shock, chi se ne frega. Tanto Speedy non è molto veloce, ma quando diventerà un Ampharos sì che sarà veloce. Evitiamo l'attacco, e beh per forza. No, lui evita l'attacco per forza, è andato sottoterra. Direi di usare Fendifoglia, tanto non si può usare. Direi di usare un Palmoforza su Sandlash e una forza su Sandlash. Evita l'attacco, usa Fossa, Speedy va KO. La Palmoforza funzionerà? No, non funzionerà. Ok, ottimo. Palmoforza su Sandlash. Wow, dobbiamo andare avanti così. Qui taglio, ragazzi, taglio. Ci vediamo quando è finita sta lotta noiosa.
attenzione, c'è un centramento. Ma perché appunto, come, cioè, è morto Lucario e tanto qui vinciamo noi per forza. Cavolo, ci mancherebbe altro. Ma attenzione, un tritartigli. Ci trita proprio, proprio. E allora, ma noi usiamo un mega assorbimento per concludere in bellezza e andiamo a vincere. Stupido centramento. Vabbè. Cioè, quindi in pratica c'è rimasto solo Sneak. Vabbè, ragazzi. Allora, per questa parte di Pokémon Bianco 2 direi che è tutto. Io vado a curarmi Pokémon anche, tra l'altro, perché non ce la fanno più. Allora, salviamo. Ok, nella cava pietra elettrica. Quindi nella prossima parte finiremo appunto la cava pietra elettrica e sbucheremo, credo, a Ponentopoli. Ok, salvataggio. Ok, perfetto, ho salvato il gioco. Fantastico, ragazzi. Allora, dopo domani, cioè domani credo esca di nuovo un'altra parte di Pokémon Bianco 2, perché ne voglio registrare un po', visto che sono rimasto un po' indietro con Pokémon Bianco 2. E basta, nient'altro. Quindi se la parte vi è piaciuta lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale e io vi saluto. Ciao a tutti, ragazzi.